Adesso cambiamo totalmente argomento perché torna la rubrica biglietto da visita curato dall'amica Silvia Pagni. Bentornati cari telespettatori nella nostra rubrica biglietto da visita, sempre in diretta dalla nostra accademia SLM Sound Live Music di Pineto. Oggi l'ospite è un grande cantante e compositore, figlio di un celebre artista. Rimanete incollati perché oggi raccontiamo la vera storia della televisione. Vado subito con la domanda di rito. Gentile ospite, mi sente? Eccomi, sì, buonasera. Buonasera. Ci sveli il suo biglietto da visita. Allora, sono nato a Roma il 27 febbraio del 1973. Dico che vivo a Roma, in realtà giro molto il mondo. Sto principalmente in America. E mi occupo di musica, di produzione, di eventi e comunque di cultura italiana nel mondo. Nome? Cesare. Cognome? Rachel. Oh, che onore! Per me, eccoci, è un grandissimo onore averla qui. Abbiamo detto di darci del tu, però per me sarà veramente molto difficile fare questo. Innanzitutto, come stai? Come sta? Benissimo, grazie. Tu? Bene, bene, bene. Sono bene, molto è iniziato l'anno, l'abbiamo iniziato col botto, dai. Sì, e in primis la volevo ringraziare per la sua disponibilità anche da parte di tutto il pubblico di biglietto da visita. Vado subitissimo alla prima domanda perché c'è tanto da raccontare sia su di lei sia sul suo grande e unico papà a livello mondiale. La prima domanda, yes, mi commuove un pochettino, perché com'era come papà il grande Renato Rachel? Beh, era come tutti i papà, diciamo, affettuoso, divertente, divertente. Noi abbiamo sempre condiviso gli aspetti divertenti della vita, sport, musica, arte, e poi c'era il fatto che comunque fosse una star internazionale che sicuramente non guastava. Certo, mentre parliamo stiamo vedendo delle immagini veramente molto 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 belle. Ma altro come papà, com'era nella vita di tutti i giorni? Ci spiega un pochettino, perché ci sono i telespettatori veramente che hanno amato tanto il suo papà e lo amano ancora oggi, quindi le curiosità per noi è una fonte vitale. Beh, per me è la vita normale, no? Perché essendoci cresciuto in questo ambiente, in questa casa, per me era una persona come tutte le altre. Poi ti rendi conto in corso d'opera certo, che convivi con una persona molto, molto speciale. Però per me ovviamente era la normalità, come probabilmente lo è per i miei figli stare con me, e poi ti rendi conto invece che tuo papà ha fatto la storia della musica, del teatro, della televisione italiana, ed è stato un baluardo per tutti gli italiani del mondo, e non solo, perché la sua fama è andata oltre i confini, ma anche oltre gli italiani, perché certo, ovunque tu vai nel mondo, Arrivederci Roma è una bandiera italiana, quindi certo, a un certo punto inizi a renderti conto che la gente non ti tratta come gli altri, ma non per merito tuo, ma di riflesso, per la stima e l'affetto che nutre per tuo padre. Quindi insomma, diciamo che la mia vita è stata tutto fuorché normale, nonostante per me era la cosa più normale del mondo. Benissimo. Vi ha unito la passione per la musica. Per tre generazioni artisti, anche
i tuoi nonni, adesso ti do del tu perché veramente sei una persona gentilissima, i tuoi nonni erano grandi artisti. Ci puoi spiegare un attimino cosa erano realmente i tuoi nonni? Beh, innanzitutto un aneddoto simpatico è che papà è nato a Torino perché i nonni erano in tournée e a un certo punto, quando è il momento di sfornare, si sforna e in questo caso era a Torino. Poi ovviamente papà è cresciuto a Borgo Pio, a fianco a San Pietro, è stato battezzato lì, ha cantato proprio con le voci bianche di Don Lorenzo Perosi proprio a San Pietro, quindi più romano di lui. Però ecco, essendo i genitori artisti anche loro, è nato a Torino. E quindi nascendo in un ambiente del genere, ed essendo lui veramente un genio di questa arte, non poteva fare diversamente che diventare quello che è diventato. E poi, tra l'altro, mio nonno Cesare ha preso parte in molti dei film, degli spettacoli che fece mio padre. Quindi, insomma, hanno continuato a lavorare insieme moltissimo. E la sua nonna, invece, tua nonna, era, mi sembra, una ballerina? Esatto? Sì, guarda. Diciamo che in questo business bisogna saper fare un po' di tutto. Suonava l'arpa, comunque era una showwoman. Wow! E quindi ha fatto tanti ruoli che però poi, come spesso accade, come comunque è accaduto in questo caso, nel momento in cui è nato papà e sua sorella Paola, che purtroppo è venuta a mancare da giovane, comunque ha iniziato a occuparsi della famiglia come si faceva all'epoca e come spesso si fa ancora oggi. Certo, ma questa è una curiosità mia. Il papà, il cognome era Cesare Ranucci, ma Rachel, da dove proviene questo cognome così importante? Beh, all'epoca era molto più uso di oggi avere un nome d'arte, era quasi d'obbligo. Lui ne ha avuti parecchi, tra cui Johnny Boy, insomma era molto esotico avere dei nomi stranieri, finché a un certo punto non è incappato in una vetrina, adesso non mi ricordo dove, però in questa vetrina c'era una scatola di cipria enorme, proprio grande, a forma di cuore, che diceva Rachel, scritto col CH. Lo colpì e divenne il suo nome d'arte. Il fatto con queste parole straniere era che poi alcuni lo chiamavano Rascal e quindi a un certo punto decise, molto presto, di scriverlo all'italiana con SCE, che poi è rimasto il suo nome. Tra l'altro papà era uno dei pochissimi, se non forse l'unico artista italiano ad averlo sul passaporto, sui documenti. Quindi lui sui documenti era Renato Ranucci in arte Rachel, cosa più unica che rara. Sì, assolutamente sì, più unica che rara. Lui ha scritto anche un capolavoro per la tua mamma, un brano, esatto? Papà per mia mamma scrisse il brano che si chiama Benissimo, che non è tra i più famosi, però sicuramente è molto bello, anche perché è stato scritto in un periodo di maturità artistica che ha potuto godere di esperienza e conoscenza e appunto negli anni 70. Ed era molto molto bello ed è un brano molto molto bello. Ce lo vuoi accennare? Il testo fa amore, amore dolcissimo, ti voglio bene, 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 più che bene, ti voglio benissimo. Ed è proprio con un'armonia, una melodia molto, molto belli. Che meraviglia. I altri grandi successi del tuo papà, quali sono? Cioè, ne conosciamo tantissimi, però li vorrei sentire da te, i più grandi successi. Beh, tra i più grandi successi di papà possiamo annoverare Vogliamoci tanto bene,
sicuramente Romantica, che ha vinto Sanremo, che sono così tanti, Padre Brown, che fu la sigla di questa breve, se uno ci pensa, serie televisiva, perché mi pare che furono soltanto 6 episodi, che però ha fatto un tale scalpore che sembra che è durata quasi in eterno. Quali altri brani? Napoli Fortuna Mia, che fu anche la sigla di una famosa trasmissione televisiva. Ce ne sono proprio tanti. Il ragazzo d'argilla, il burattino di nome Pinocchio, che uscirono anche con te. Ce ne furono moltissimi che ebbero un grande successo proprio anche come brani e basta. E poi ci sta tutta la produzione di canzoni legate alla commedia musicale, di cui lui è stato il padre fondatore insieme a Carinè Giovannini, e quindi tutti i brani legati alle commedie musicali, perché bisogna pensare che all'epoca, a differenza di oggi, non c'erano tutti i mezzi, appunto come oggi, per la promozione e la diffusione di canzoni e anche di pubblicizzazione degli spettacoli. Quindi all'epoca il brano musicale era uno strumento importantissimo che si ritrovava dentro lo spettacolo, ma poi anche nascosto nel tema ricorrente dello spettacolo. Insomma, lo spettatore usciva dal teatro con il motivetto e la canzone in testa, che poi diventava famosa, passava in radio, e quindi se pensiamo, Roma non fa la stupida stasera, la lanciò papà, anche se non è stata scritta da lui, Carinè Giovannini assegnarono a lui il compito di renderla famosa, e quindi poi di rendere famoso lo spettacolo. Così come Domenica è sempre domenica fu lanciata da papà, e così per molti altri brani che erano appunto legati allo spettacolo, come un giorno del giorno della tartaruga, In bocca al lufo, cioè tutto un ce ne sono tantissime, sono 480 le canzoni registrate alla SIAE a nome di papà, esattamente. Quindi alle volte ci devo anche pensare, perché sono così tante. Così come sono una settantina i film che ha fatto, innumerevoli gli spettacoli, insomma il suo bacino artistico è veramente veramente ampio. Guarda, io adesso mi metterei un pochettino comoda, sia perché credo che la storia del tuo papà sia talmente ampio che mi piacerebbe ascoltarti senza farti delle domande, perché veramente io credo che ci puoi raccontare di tutto e di più delle sue collaborazioni, dei suoi film, ecco, ha raccontato dei suoi grandi successi, ma anche nella vita privata, com'era questo grande Renato Rascel? Fammi spiegare un po', ecco, perché è banale fare le domande. Qui tu hai in mano veramente nella tua vita un personaggio mondiale, quindi noi siamo qui ad ascoltarti. Ok, bisogna considerare che io sono arrivato tardi, perché sono arrivato che lui aveva già 61 anni, quindi forse la maggior parte delle cose più interessanti della sua vita le aveva già fatte. È indubbio che tutto il suo successo negli Stati Uniti, per esempio, e nel mondo in generale, arriva negli anni 50 con Arrivederci Roma, e poi con altre cose importanti come Il Gesù di Nazareth, che lo vide nel ruolo del cieco, grazie al suo caro amico, quello che è stato anche per me un mentore, Franco Zeffirelli, il quale lo volle per forza in questo ruolo drammatico. Un'altra icona della sua carriera è stato il film Il Cappotto, dopo il quale lui non volle più fare, avrebbe preferito, perché poi l'ha fatto comunque, avrebbe preferito non fare più i film, quelli un pochino più, quelli con quella comicità molto popolare, però che non era più challenging, come si dice per lui.
perché l'aveva già esplorata. Sai, da artisti si esplorano le varie vene, le varie branche dello spettacolo e poi si tende a un certo punto a cercare di passare al prossimo passo evolutivo della propria arte. E quindi diciamo che la sua carriera è stata incredibilmente vasta, appunto, dal cinema, e parliamo di un periodo in cui il cinema si faceva con dei copioni ridicoli, ma non solo lui, anche grande Frank e Ciccio. Cioè, magari il copione diceva Russell si prepara a partire, e da lì magari si sviluppava un quarto d'ora di film perché questi grandi geni iniziavano ad improvvisare, iniziavano a creare delle situazioni che poi diventavano magari un tassello essenziale del film. E questo sicuramente grazie al fatto che veniva dall'avanspettacolo, veniva da un periodo della nostra storia in cui il teatro era l'unica forma di storytelling, di narrazione, a parte ovviamente il libro e la scrittura, però fisica, perché non c'era la televisione. Di conseguenza c'era un pubblico che, seppur semplice, se vogliamo, in confronto a oggi, aveva delle pretese importanti, cioè facce ride o facce piagne, dico in questo modo essendo romano, e era anche pieno di risorse, nel senso che per andare a teatro pensava bene di portarsi le uova marce o la testa di insalata non più freschissima nel caso non apprezzasse quello che vedeva e sentiva. Quindi diciamo che non la passavi liscia come oggi se il prodotto non era di tuo gradimento. E ovviamente questa fu una scuola importante per tutti, non solo per papà. Di conseguenza, il prodotto che si tendeva a mettere in scena era un prodotto sicuramente ben pensato. A noi oggi magari certe cose sembrano banali, ma banali non erano. Sembrano banali oggi perché le abbiamo sentite e risentite, ma all'epoca erano nuove, e all'epoca erano sperimentazioni, all'epoca erano all'avanguardia i costumi. Il taschino sul dietro del cappotto che lo ha contraddistinto per l'inizio della sua carriera. Erano tutte cose molto particolari all'epoca. Un altro capitolo della sua vita che lo ha contraddistinto e che l'ha reso così amato anche dal suo pubblico fu sicuramente l'era del fascismo e l'era in cui abbiamo avuto l'esperienza nazista con i tedeschi. La sua celebre canzone, arrivata alla bufera, parla proprio dei tedeschi, erano i tedeschi la bufera. E una cosa che mi raccontava sempre, o comunque che raccontava sempre, era che una sera all'Eliseo aveva dei generali tedeschi in prima fila con tutti i soldati schierati ai bordi del teatro, armati ovviamente, e lo spettacolo prevedeva proprio la canzone Arrivata alla bufera. Quindi l'impresario dell'epoca disse: Renati, forse questa sera è meglio che non la cantiamo, perché poco poco fanno 2 più 2 e capiscono che sono loro la bufera, non so se qua usciamo tutti vivi. E seppur all'inizio fu d'accordo, però poi il suo spirito battagliero, forse anche un po' arrogante e sicuramente spericolato, perché va detto, a un certo punto gliela cantò in faccia. Fortunatamente non capirono, e gli unici a ridere erano appunto i tedeschi, perché gli italiani erano convinti che prima o poi ci sarebbe stata una fucilazione pubblica lì sul palco, cosa che fortunatamente non ci fu, se no non saremmo qui a parlare, perché è ben prima della mia nascita. Però insomma, questo era il suo spirito, la sua provocazione, il suo non chinarsi di fronte a nessuno. Quindi diciamo che la sua carriera è stata sicuramente fertile, interessante, rischiosa, innovativa, tanto
stato un po' tutto per noi pubblico italiano e non solo. Eh sì, che bel racconto, guarda, bellissimo. Nello schermo l'abbiamo visto, era molto simpatico ed energico. Nella vita privata era così? Sempre molto energico. Assolutamente sì, assolutamente sì. Non riesci ad accendere e spegnere certe cose, no? Il tuo carattere. Quindi sì, era così anche nella vita di tutti i giorni, anche perché papà era una persona che non si è mai fatta pregare dai suoi fans, diciamo. Lui rispettava molto il suo pubblico, uno degli insegnamenti che ripeteva spesso era: noi siamo quello che siamo grazie al nostro pubblico. E quindi il pubblico va non solo rispettato, ma anche appagato in un certo senso. E quindi quando sei un personaggio di quel tipo, è quasi un'aspettativa che tu sia sempre in questo modo, cioè che tu sia sempre l'anima della festa, l'anima della serata, l'anima del salotto, l'anima della partita di tennis, anche banalmente l'anima del camerino, dello spogliatoio, eccetera. E quindi ti senti sempre. Non obbligato, non è la parola giusta, però usiamola perché non ne trovo una migliore, a dare quel tipo di performance anche quando vai dal panettiere a comprare il pane, no? E Certo. quindi diciamo che papà era sempre acceso su quel fronte lì, ma gli riusciva naturale, diciamo che era il suo personaggio proprio della vita, quello, e quindi sicuramente energico. Eh sì. Qualche aneddoto simpatico? Ne abbiamo detti tanti. Qualche aneddoto simpatico. Beh, una volta mi venne a prendere a scuola. Sì. Io ero piccolo, ci avevo avuto 6-7 anni. E ovviamente, come in tutte le situazioni, bastava che scendesse dalla macchina che si creava un La agglomerato folla. di persone, la folla, e gli dissi: papà, ma sei venuto a prendere me a scuola o sei venuto a parlare con i tuoi fans? E lì fu proprio una delle prime volte che mi disse: guarda, tu ti puoi permettere questa scuola proprio perché ci sono loro, quindi si pazienta. Ecco, questi sono gli aneddoti belli da raccontare, perché chi è che non conosce il grande Renato Rascel? Però queste sfaccettature private così, giustamente chi l'ha amato e chi lo ama ancora è lì ad assaporarlo, a sentirlo, a raccontarsela da te, che sei l'unico figlio. Di solito con questi grandi artisti il rapporto tra genitore e figlio c'è sempre qualche cosa di particolare. Com'è stato il rapporto con il tuo papà? Sempre molto felice oppure c'era un po' di... non lo so. Beh, c'erano 61 anni di differenza, quindi Generazione di differenza, insomma. Comunque, sì, certo. seppur super giovanile, super sportivo, eccetera, sicuramente, come in tutti i casi, io seguivo altre cose. Avevamo insieme la passione per il jazz, quello sì, ma io ero più fan di Jovanotti. Forse che fan suo, no? Era mio padre, ce l'avevo intorno, quindi per me l'innovazione, come per lui d'altronde, non siamo diversi sotto quel punto di vista, sempre sulla cresta dell'onda, cosa che lo era anche lui, cosa che forse il suo pubblico a un certo punto non gli ha perdonato, tra virgolette, perché magari il suo pubblico avrebbe preferito che lui rimanesse nei canoni degli anni 40-50 e invece lui negli anni 70. Lo stesso Padre Brown, per esempio, era un pezzo rock molto contemporaneo, così come la musica di Alleluia Brava Gente che lui scrisse con Modugno per la famosa commedia musicale che poi interpretò scoprendo quello che è stato uno dei più grandi talenti che l'Italia abbia mai visto, che era Gigi Proietti. Però era sempre molto al passo con i tempi e alle volte questo può, per un artista in generale potrebbe essere anche controproducente perché il tuo pubblico magari vuole che tu rimanga quello per cui tu lo hai, quello
per cui lui l'ha conosciuto, il suo pubblico lo ha conosciuto. E quindi queste innovazioni alle volte sono meno ben accette di altre volte. Però ciò non vuol dire che non sia stato amato ed apprezzato tantissimo dal suo pubblico. La ringrazio Cesare, però per oggi dobbiamo fermarci qui. Ci sarà la seconda parte della vita e della storia del suo papà alla prossima settimana. E gentili telespettatori, anche per oggi abbiamo terminato con Biglietto da visita. Vi aspetto la prossima settimana con la seconda parte della storia di Renato Rascelli.